Ad Antrosano va in scena il derby Pucetta-Celano, gara sentita che richiama circa un centinaio di sostenitori sulla tribuna di Antrosano. Il Pucetta deve ridisegnare la squadra e sopperire alle assenze di Idrovano e Crescimbeni squalificati e di Stefano e Murzilli indisponibili. Recupera però Castellani, Davide Di Renzo e Liberati non ancora al 100%, mentre Nazzicone, acciaccato, parte dalla panchina. Senza punti a disposizione, mister Giannini, sostituito in panca da Napoleone, è costretto a sacrificare Stornelli nel ruolo di centravanti e Tavani in quello di esterno alto a destra. Il Pucetta va in campo con Colella, Davide Di Renzo, Paolini, Marianella, Castellani, Di Marco, Pascucci, Liberati, Stornelli, Mercogliano e Tavani. Risponde Mister Celli con Santoro, Piero Di Renzo, D'Alesio, Giacomo Villa, Tabacco, Mione, Scatena, Panecchasio, Graziano Villa, Mancini, Di Gaetano. A dirigere la gara il signor Aka Yekumere della sezione dell'Aquila. Ottima la sua direzione. Parte più deciso il Celano, che al dodicesimo cerca la conclusione con Tabacco dal limite, ma la sua conclusione termina vicino alla bandierina del corner. Ancora Celano con Di Gaetano, che al ventesimo cerca la conclusione vincente di testa su bel cross di Mione, ma il pallone non inquadra la porta. Si vede il Pucetta al ventottesimo con una bella azione sulla sinistra orchestrata da Stornelli, Paolini, Mercogliano e rifinita da Pascucci, ma il suo sinistro di prima intenzione sorvola la porta di Santoro. Sul capovolgimento di fronte Di Gaetano è bravo a sgusciare tra Liberati e Davide Di Renzo, ma con il suo sinistro trova la potenza, ma non la precisione. Al 33esimo l'unica parata del match la esegue Colella, che sul tiro di Mancini, ben servito da Graziano Villa, blocca il pallone a terra. 2 minuti dopo, l'occasione più ghiotta del match è di Marca Celanese, con Scatena che dai 20 metri fa partire una rasoiata che trova soltanto il palo esterno. I gialloblu operano ancora sull'asse Mercogliano-Pascucci, ma il destro a giro del 7 gialloblu sorvola la porta. Al 38esimo ci prova Mercogliano su punizione, ma la traiettoria è fuori misura. È ancora il 38esimo, quando si rivede il Celano ancora con Scatena e ancora una volta dalla distanza, ma il suo destro velleitario non crea grattacapi a Colella. Al 43esimo Tabacco parte palla al piede, evita Liberati e ancora dalla distanza lascia partire un sinistro che non va tanto lontano dal palo. Con le immagini passiamo alla ripresa. Dalla grande distanza ci prova Paolini a sorprendere Santoro al nono, ma il suo tiro dai 25 metri termina oltre la traversa. Al quarto d'ora Di Gaetano cerca la sua solita azione, entra in aria dalla sinistra e cerca di incrociare sul secondo palo, ma anche in questo caso la sfera termina sul fondo. Minuto 22 della ripresa e Paolini cerca ancora di sorprendere Santoro dalla distanza, ma trova soltanto la potenza. Un minuto dopo, occasione per il Pucetta con Stornelli che va al tiro una prima volta, ma trova Giacomo Villa a chiudere la traiettoria. Insiste in area di rigore il numero 9 gialloblu e cede il pallone a Mercogliano, ma il suo piattone è deviato provvidenzialmente da Graziano Villa. Al 29esimo, altra situazione di pericolo creata dal Pucetta, con Davide Di Renzo che mette in mezzo un pallone insidioso, ma D'Alesio è bravissimo ad anticipare Paolini e a salvare la porta di Santoro. Al 36esimo, Graziano Villa ci prova direttamente su punizione, ma la sua fucilata dalla distanza trova soltanto il muro dietro la porta di Colella. Nei minuti di recupero, l'unica azione degna di nota è l'intervento di Santoro a sbrogliare un cross da calcio di punizione velenoso di Mercogliano. Finisce qui, con il risultato di 0-0, in cui per quasi tutti i 90 minuti i portieri sono rimasti inoperosi. Un pareggio giusto e un punto per ognuna che al momento può andar bene ad entrambe. Il Celano sale a 6 punti e consolida la sua posizione a centro classifica, mentre il Pucetta sale a 3, pur restando in zona play-out.